Matos, la palla sul destro, prova Matos, Posavec, poi Fofana, ancora Posavec, miracolo di Posavec per ben due volte, prima su Matos, poi su Fofana. Che risposta di Posavec, che tiene ancora in vita il Palermo. Poi Zapata ha provato a ribadire in rete di testa, ma ha commesso fallo il colombiano. Rivediamo la botta di destra di Matos, poi Fofana ha provato il tap-in, ma Posavec ha risposto presente per ben due volte. Di Berardi, Berardi ancora la sovrapposizione di Gazzola, la mette in mezzo, c'è De Fre, l'attenzione, e poi Politano, Posavec, ancora Politano, la palla resta lì, la deviazione che premia il Palermo con Balog che potrebbe anche partire in ripartenza. Parte di Diamanti, cerca lo cambio con Balog, chiuso però all'ingresso in area di rigore, e c'è un altro braccio, probabilmente Khedira, ma si può continuare intanto con la corsa di Mandžukić, l'incrocio di Cuadrado, il pallone per il colombiano, il tocco su Higuain, dall'altro lato ci sarebbe Mandžukić, la botta a giro di Lemina, le mani di Posavec e poi Gonzalez che completa il disimpegno e la mette in calcio d'angolo. Si è messo in proprio Lemina con Mandžukić liberissimo dall'altro lato, la chiedeva anche proprio Juan Guillermo Cuadrado che aveva dato il via all'azione. Lemina invece ha cercato la soluzione a giro sul secondo palo, attento Posavec. L'Inter deve attaccare a sinistra, lancio profondo per Perisic, va a chiudere col Daniga, Perisic è in area di rigore, Perisic ancora, rientra col destro, la finta col mancino, i pugni di Posavec a mettere palla in calcio d'angolo. Il tiro di Perisic, rivediamo il cambio di gioco di Balega per Perisic che vuole rientrare, il tiro con mancino, palla in calcio d'angolo. Tre uomini in barriera, Suso può andare direttamente in porta col sinistro, vediamo cosa decide di fare, cerca la porta, deviazione, Posavec si supera, mette il pallone sopra la traversa. Salcedo, Salcedo, spazio per Babacar, Babacar dentro l'area, si supera Posavec e stavolta non c'è alcun dubbio, gran parata di Posavec su Babacar a tenere a galla il Palermo. Tanti nell'area piccola, la battuta dentro e poi di testa Barreto trova la pronta risposta di Posavec, minuto 43, occasionissima per la Samp, di testa Barreto con una mano, Posavec forse anche con l'aiuto del palo mette fuori. Palla lunga, posizione regolare per Krejci, il miracolo di Posavec che chiude in calcio d'angolo. Arriva il cross in mezzo, Posavec con i pugni, Zampano stoppa il pallone, la rimette dentro, Memusciai è in posizione regolare, Memusciai! Posavec con un miracolo nega il 2-1 al Pescara al 94esimo. C'era fuori gioco però di un giocatore, ma non di Memusciai. Masiello la rimette ancora dentro. Cionic salta, forse c'era un fallo, non secondo l'arbitro. Papu Gomez la mette giù e poi prova un cucchiaio su cui vola Posavec. Sembrava aver trovato la soluzione meno indicata il Papu. Invece stava tirando fuori un euro gol. Jorginho, tocco in verticale per Gabbiadini, posizione regolare, Gabbiadini, Posavec stavolta si oppone alla grande, evita il gol del 4-0, il primo in campionato per Gabbiadini sull'intuizione in verticale di Jorginho, male
la linea del Palermo non sale all'esame, che poi protesta, ma era lui a tenere in gioco Gabbiadini. Ilicic, solito sontuoso controllo al volo di sinistro. Punta Pezzella. Ilicic. Ilicic, palla tesa in mezzo. Vessino e Posavec, ancora sventa. Ilicic, di nuovo palla a giro che termina fuori di pochissimo. Doppia clamorosa occasione per la Fiorentina per andare sul 2-0. È un Palermo decisamente in difficoltà. Gazzi, recupero di Khedira, il primo ad arrivarci è Ciociev, cerca di ripartire il Palermo, la tiene ancora Ciociev, all'esami, poi Dani Alves, Khedira, 1-2 con Dani Alves, palla per Higuain, il colpo di testa di Cionek, la botta di Mandžukić, c'è ancora una volta Posavec a deviare in calcio d'angolo. Suso, Suso, limite dell'area, Suso la gira e poi il rimpallo ancora tra i piedi di Suso, Posavec, un'altra volta a dirgli di no. Parte De Paul, verso Zapata, Posavec con un intervento strepitoso nega il pareggio all'Udinese. Gran parata del portiere croato. Jorginho, Hamsik. Jorginho. Jorginho dà in profondità Mertens e la traversa. Traversa sulla deviazione di Posavec. Incredibile occasione per il Napoli. Sembra stregata la porta di Posavec in questi primi minuti, scatta in posizione regolare Dries Mertens, va via Gonzalez, riesce a deviare Posavec anche con l'innegabile contributo della buona sorte.